Interrogazione di attualità, risposta immediata, circa gli interventi da porre in essere per evitare lo spostamento all'estero delle sedi legale e fiscale della Ferrari S.p.A. con sede a Maranello. A firma del consigliere Gibertoni, a cui do la parola, risponderà l'assessore Costi. Prego. Grazie Presidente, rinuncio all'esposizione perché il caso mi sembra sufficientemente chiaro. Assessore Costi ha la parola, 3 minuti. Grazie. Allora, condividendo la preoccupazione espressa nell'interrogazione in merito all'annunciata volontà di spostare all'estero le sedi legali e fiscali dell'azienda automobilistica Ferrari S.p.A. con sede a Maranello, come giunta siamo perfettamente consapevoli della portata nazionale dell'intera vicenda. E per questo il Presidente Bonaccini ha già nei giorni scorsi contattato il Ministro competente per 2 temi. Uno, per approfondire le tematiche che l'azienda adduce per tale scelte, perché, come lei ben sa, sono temi di competenza nazionale. E anche per la seconda, per una valutazione congiunta in merito alle conseguenze che tale scelta potrebbe comportare, perché ad oggi comunque parla di sede, voglio dire, la produzione ad oggi è qua, ma chiaramente il tema rimane delicato. Da parte nostra, invece, come Regione, stiamo rafforzando tutti gli strumenti in nostro possesso, quindi da quelli più classici come la formazione, ma anche il tema della ricerca, le tematiche energetiche, a tutte le tematiche infrastrutturali, materiali ed immateriali, al fine proprio di rafforzare la competitività dei nostri territori nei confronti dei settori manifatturieri portanti l'economia regionale, con attenzione alle filiere che li compongono, di cui chiaramente tutto il tema della motoristica e delle automobili fanno parte ed è anche uno dei nostri settori prioritari e più importanti. Per cui stiamo cercando sul caso, proprio perché la riteniamo di fondamentale importanza, di lavorare su entrambi i fronti. Grazie Assessore. Prego, Consigliere Gibertoni. Sì, ecco, speravo che almeno si condividesse certamente una preoccupazione che va ben oltre la Regione, sono d'accordo, che certamente vede una competenza nazionale, ma rispetto al quale caso la Regione non può esimersi di agire. E su questo noi ci aspetteremo poi a breve dei riscontri, o appena ci saranno dei riscontri e degli aggiornamenti da parte dell'Assessore Costi e del Presidente Bonaccini. Non può esimersi di agire, non può esimersi diversamente di prendere le distanze almeno dalle parole di Marchionne, perché ricordo che nel dibattito che si sta aprendo adesso nelle nostre province le ragioni di tale scelta sembrerebbero riconducibili esclusivamente appunto a norme di diritto societario e fiscale particolarmente favorevoli, in particolare per quel che riguarda la votazione di maggioranza che verrebbe attribuita in Olanda a quei soci di lungo periodo, quindi che consentirebbero alla holding della famiglia Agnelli di controllare quasi il 50% dei diritti di voto, pur detenendo invece una quota molto inferiore delle azioni, circa il 30%. Allora, bene condividere la preoccupazione, certamente avete un Presidente del Consiglio, quindi è giusto chiamarlo in causa il prima possibile, e non sottovalutare nemmeno per un momento però il fatto che stiamo parlando di sede legale e di sede fiscale. Non è questione di produzione o meno, ma sede legale e sede fiscale resta per noi uno sfregio rispetto alla storia intrinsecamente legata di un'azienda con questo Paese, con questa Regione, ma con tutto il Paese. Ricordo anche che, come ricordava l'Assessore Costi, questo è un settore strategico della nostra Regione, un settore strategico e di altissima eccellenza che ci viene riconosciuto alla provincia di Modena, alla provincia di Bologna, in tutto il mondo, e i tedeschi che sono i nostri diretti concorrenti, questo è bene che lo ricordiamo sia al Premier sia insomma ai suoi interlocutori in questa operazione che resta certamente molto delicata e potenzialmente di appunto permetto di citare, noi l'abbiamo definito di vandalismo, ma davvero di vandalismo rispetto a una storia, rispetto ad un marchio, che sono inscindibili a questo punto. I tedeschi appunto queste cose non le fanno perché danneggerebbero l'immagine dei loro marchi e di questo hanno perfettamente coscienza. Infatti se ci fate caso non si schioda Mercedes e Porsche da Stoccarda, non se ne andrebbe BMW da Monaco. E mi risulta che qui nel bolognese Ducati resti Ducati con la sua sede legale nel bolognese, questo forse me lo potete confermare. Ecco perché non si vede il motivo per cui si debba far passare nel silenzio il fatto che si decide di
mettere in residenza, no? Dare la residenza a Ferrari in Olanda. Quindi mi aspetto davvero aggiornamenti su questo tema molto velocemente, certamente che non siano sottovalutati, e ricordo, come abbiamo scritto anche nel nostro question time, che quando abbiamo parlato nella sessione comunitaria di quelli che dovevano essere le prospettive e gli atteggiamenti ai sensi della legge regionale 16 del 2008, abbiamo effettivamente individuato un percorso esattamente opposto per definire il nostro modo di partecipare al processo dell'identità europea e al fatto che l'identità europea non deve essere fatta di leggi o agevolazioni che consentono agli Stati di fregarsi le aziende tra di loro, soprattutto quando le aziende effettivamente e sostanzialmente contribuiscono all'identità produttiva e all'identità imprenditoriale di un Paese. Grazie.